Ciao a tutti, sono Federico del Garden Center Florio di Pesaro in via Lombardia. Finalmente la primavera è arrivata e con lei anche tutti i suoi colori e profumi. Vi porterò alla scoperta delle nostre nuove aree tematiche e andremo a vedere nello specifico gli agrumi degli artigiani limonai toscani, le migliaia e migliaia di piante fiorite, la casa delle aromatiche, le ortensie, le piante grasse da tutto il mondo, piante tropicali tra le più particolari e ortaggi a chilometro zero. Questa è una speciale selezione di agrumi direttamente dagli artigiani limonai toscani. Ad esempio, questo limone a cerchio è stato lavorato proprio artigianalmente. Come potete vedere, ha un sistema di canne e di ferri circolari proprio e gli è stata data questa forma molto particolare ed è a tutti gli effetti un vero e proprio pezzo d'artigianato. Nello specifico, è una varietà estremamente produttiva che fa fino a 4 fioriture in un anno. Questo significa che possiamo trovare nello stesso momento sulla pianta un frutto giallo ormai pronto da raccogliere, un frutto verde che sta virando al giallo, un piccolo frutticino verde e il fiore nello stesso momento. Un altro ottimo agrume è sicuramente il kumquat. La particolarità di questo piccolo frutticino è che, oltre ad essere molto dolce, si mangia senza essere sbucciato. Ma le varietà non finiscono qui, abbiamo arance, mandarini, il chinotto che tra l'altro è in piena fioritura, il lime, il cedro, la mano di Buddha e diversi tipi di pompelmo. Che cosa dobbiamo fare una volta che abbiamo comprato queste piante d'agrumi? Beh, il primo consiglio sicuramente è quello di metterle in un vasino un pochettino più grande, posizionarle all'esterno o in giardino o sul balcone in una posizione soleggiata, anche mezza giornata è sufficiente. Bagnature frequenti durante tutto il periodo estivo e concimazioni regolari. Una volta che le piante arrivano, noi diamo subito una prima dose di concime granulare a lento rilascio fino a 6 mesi, che garantisce un nutrimento di base alla pianta, ma è comunque buona regola e consigliato intervenire con un concime liquido almeno una volta ogni 10 giorni. Mi raccomando, sceglietene uno di qualità. Benvenuti nella Casa delle Aromatiche, qui da Garden Center Florio abbiamo creato un'accurata selezione di piante aromatiche tra le più particolari, come ad esempio il cappero, lo zafferano o la lemongrass, in collaborazione con la chef Bruna del ristorante La Locanda Ricci, che ha preparato per voi una serie di ricette creative che potete ritirare gratuitamente proprio qui in Garden. Avete mai utilizzato la menta cioccolato in un dolce, la melissa in una marmellata o la salvia melone in una macedonia? La chef Bruna consiglia l'utilizzo di più erbe aromatiche nello stesso piatto. Per i suoi strozzapreti ha preparato più di 8 erbette. Inoltre troverete anche la vera ricetta del mojito e della grappa alla ruta. Grande novità di quest'anno sono sicuramente le aromatiche biologiche certificate con vaso in lolla di riso. È composto al 100% dagli scarti di lavorazione del chicco di riso, quindi oltre a fare bene alla salute, fanno anche bene all'ambiente. Questa è la nostra nuova area espositiva dedicata alle piante grasse, con oltre 150 differenti tipologie, alcune di queste anche molto rare. Il mirtillo cactus è originario del Messico e produce frutticini il cui sapore è molto simile a quello dei mirtilli. Questa con queste grandi spine è argentina, mentre l'Euphorbia tortillis è originaria della foresta spinosa del Madagascar.
Il Litops, chiamato anche pianta sasso, deve il suo nome alla sua particolare forma, che nel suo ambiente naturale le permette di mimetizzarsi dai predatori, che altrimenti si ciberebbero di lei per assorbire le sue riserve d'acqua. La collezione continua con un vasto sortimento anche tra le più piccole. Queste arrivano da uno dei più grandi produttori di piante grasse in Europa, dove abbiamo selezionato le varietà più belle, particolari e alcune di queste quasi introvabili. Inoltre, vi aspetta un vasto sortimento di composizioni realizzate direttamente da noi. Prima di portarvi nel reparto ortaggi, voglio parlarvi della grande tendenza di quest'anno, che sono sicuramente le piante tropicali d'appartamento, originarie di tutto il mondo. Questa è la Locasia Pink Dragon, è molto simile all'amazzonica, ma il tratto caratteristico è che ha questi steli erbacei di colore rosa. E la Locasia in realtà è una famiglia che comprende tantissime specie differenti. Una di queste sicuramente tra le più particolari abbiamo la Locasia amazzonica nana, con queste maculature fogliari molto particolari. Abbiamo poi sicuramente la Locasia Wenti, sempre contraddistinta da queste foglie molto grandi. La Locasia Portodora dietro di me è una di quelle con le foglie più grandi in assoluto. E poi abbiamo sicuramente anche la Locasia Princess e tante altre varietà esotiche. Come non notare poi la Monstera Deliciosa, con queste foglie fessurate molto molto particolari? Beh, questa è una pianta che in natura, originaria delle zone centrali del Messico, vive in contesti estremamente ventosi. Queste fessurazioni proprio le permettono di far sfiatare il più possibile il vento e salvaguardare in questa maniera le foglie e la rottura dei rami. Inoltre, una nuova pianta veramente curiosa, in realtà più che una pianta è un'alga di forma sferica, il suo nome è il marimo, e dietro c'è proprio una leggenda veramente romantica. Si narra difatti che nell'antico Giappone c'erano due giovani il quale amore non poteva essere corrisposto a causa delle famiglie appartenenti a due clan rivali. Così loro, forti del loro amore, decisero di scappare sulle rive del lago Akan e di donare il loro cuore trasformandolo in un marimo, in modo da riposare per sempre sul fondo del lago e di tanto in tanto risalire per prendere una boccata d'aria. E questo è proprio un movimento che il marimo fa in natura per riprendere luce, diciamo, in cima al lago e poi riscendere nuovamente, ed è questo proprio che gli dà questa forma sferica. Eccoci arrivati tra le migliaia e migliaia di piante fiorite di nostra produzione a chilometro zero. Come ogni anno abbiamo tantissime novità e nuove colorazioni, a partire dalle surfigne, regine discusse ormai dei balconi italiani insieme ai gerani. Sono piante estremamente fiorite fino a tardi, hanno bisogno di bagnature frequenti nel periodo estivo e concimazioni molto abbondanti, ma il risultato è super. Un basket come questo è in offerta tutti gli anni a 10 euro. Per chi volesse un balcone fiorito fin da subito, abbiamo preparato una serie di balconiere già pronte, come ad esempio questa, in modo da avere un effetto subito wow sul vostro balcone. Abbiamo piantato delle piantine molto piccole già nel mese di gennaio, che sono poi cresciute intrecciandosi insieme e hanno creato questo cespuglio fiorito. E sono disponibili sia con le surfigne che con i gerani ad un prezzo di soli 19,90. Questa surfigna, nello specifico, è una varietà estremamente resistente e vigorosa sia alle alte temperature che alla siccità. Pensate che l'anno scorso è stata utilizzata nel Casinò di Monte Carlo e ha creato una super fioriera piena di fiori rosa.
Anche questi bellissimi gerani rigogliosi sono fatti da noi a chilometro zero e sono a un prezzo fisso di 1,99€. Ci viene spesso chiesta la differenza tra il geranio parigino ed il geranio d'edera. Beh, la differenza sta nel fatto che il geranio parigino ha un fiore più semplice, un portamento molto ricadente e rimane sempre molto fiorito. Il geranio d'edera invece ha un fiore più complesso, definito bouquet, rimane un pochettino più compatto e anch'esso sempre molto fiorito. Abbiamo poi anche il geranio zonale, che invece è quello a portamento eretto, ovvero non ricadente. Abbiamo infine i gerani macranta, un geranio antico con un forte potere anti-zanzara. Per difenderci in maniera naturale dalle zanzare, possiamo aiutarci anche con la lantana oppure con l'incenso. Questa pianta è estremamente vigorosa, crea questi lunghi rami che, muovendosi dolcemente con il vento, rilasciano questo piacevole profumo proprio di incenso anti-zanzara. Ed è disponibile, tra l'altro, anche in due colorazioni. Per dare un tocco di colore al vostro giardino, vi posso consigliare queste simpatiche bordure, tra le quali il tagete, le begonie, l'alisso o le piantine del vetro, che vi garantiranno un ottimo risultato a bassa manutenzione a 59 centesimi. Eccoci nel reparto ortaggi. Qui troverete oltre 18 varietà di pomodori, peperoni, zucchine, cetrioli e melanzane prodotti direttamente da noi a chilometro zero, utilizzando le migliori sementi presenti sul mercato. Questa è la serra di produzione dedicata proprio alla coltivazione dei pomodori. Vengono coltivati direttamente da noi in una struttura leggermente adiacente a quella della vendita. E voglio parlarvi però di una grande novità che abbiamo inserito quest'anno, ovvero tutte le piante di pomodoro sono micorrizzate. E che cosa sono le micorrize? In realtà sono dei funghi buoni che lavorano in ambiente simbiotico con la radice, ovvero le radici si sviluppano in maniera molto più forte, arrivando fino in fondo al terreno e riuscendo a captare quindi meglio l'acqua e i nutrienti, e sono anche molto più resistenti ai marciumi radicali. Vi mostro adesso il vasetto e all'interno abbiamo questo pomodoro, un ottimo apparato radicale già veramente ben sviluppato, e questa è una garanzia su una maggiore produzione della pianta e un sacco di ripartenze radicali dopo il fittone principale, quindi è una pianta che sicuramente avrà un ottimo attecchimento. Vi voglio ricordare inoltre che, come tutti gli anni, i pomodori andranno in vendita a 60 centesimi, un prezzo molto competitivo visto che li produciamo noi direttamente, e le melanzane in estate invece saranno sempre in offerta a 2 euro. Finalmente le nostre ortensie incominciano a fiorire, dopo 100 giorni di coltivazione ormai sono pronte. Oltre ai classici blu, bianco, rosso e rosa, abbiamo anche tanti nuovi colori particolari e le varietà antiche a fiore piatto. Troverete inoltre un vasto assortimento di vasi, perfetto per rivoluzionare il vostro arredamento. Se vi è piaciuto il nostro garden, vi aspetto qui a Pesaro in via Lombardia, zona via Toscana, per scoprire insieme tante altre novità. Siamo aperti anche la domenica mattina.